Abbiamo adesso una quasi novità. Abbiamo... Oh, grande, lo sono, sapevo. Chi sono? Alba, ti è stimo, Alba, Natale. Buonanotte, grande, lo sapevo che ti trovo qua al Giles 90. Ma che 90? È 09, siamo nel Giles 90. Un applauso al Giles 90. Basta, perché io vedo già la galleria che si è infiammata. Johnny Groove, il nostro Johnny Groove. Allora, oh, spettacolo. Sì, spettacolo. Sono andato a Roma a trovare il Grande Fratello. Chi è Grande Fratello? È un mio amico, lo chiamo così perché non esce mai di casa. Che grande! O comunque spacca Roma, fratello. Roma sono spacca. Sono troppo avanti nella capolista d'Italia, fratello. Vuole dire la capitale d'Italia. Chi? Roma è la capitale d'Italia. Vabbè, oh, allora niente, dato che è il primo giorno nella capolista d'Italia, appena arrivo, fratello... Appena arrivi vai a visitare la città. Sono andato al cinema multisala. Al multisala, certo. Uno che va a Roma, prima cosa, va al cinema multisala. Ma è la città più bella del mondo, valla a visitare. Vabbè, ma è sempre uguale, dai, poi è trascurata. Oh. In centro c'è ancora quella casa tonda, un sacco di buchi, mezza collata, fratello. È il Colosseo, quello. Ma perché non la buttano giù e ci fanno una bella discoteca, fratello? Oh, Alba! Questa è la proposta, dovresti proporla ai beni culturali. Bondi, Bondi, ascolti questa proposta. E questa è l'Italia, fratello, la gente al governo che se ne frega, questa è l'Italia. Di che cosa? Satira politica senza motivo. Sì. Insomma, Roma che hai fatto? No, dimmi. No, tu parlavi. Quando? Tu sei stato in un multisala, in un cinema multisala. Come fa a saperlo, fratello? Ma guarda, ma sto qua un chiaromante proprio, ma sei un chiaro vicente, fratello. Un chiaro? Un chiaromante, un chiaro. Chiaromante? Ti stimo, fratello. Vabbè, comunque, sono un chiaromante. Ah, sì, al multisala, spettacolo. Allora, niente, entro, siccome c'è un sacco di gente, per star tranquillo... Fai il biglietto. Ho comprato il popcorn. Per stare tranquillo, uno si compra... 300 euro di popcorn. 300 euro? Non sai mai quanto dura un film. Ah, ecco, nel dubbio, perché tu non puoi vedere il film senza mangiare. Vabbè. Allora, niente, vado subito sotto il cartellone dei film. 25 film diversi. Vabbè, multisala. E tu quale hai scelto? Johnny, quale hai scelto dei 25? Quale hai scelto? Oh, sì. Stava pensando, perché... Stava riflettendo, scannerizzava i 25 titoli. Quale Vacanze c'è? Di Natale. Ah, ti piace il genere comico? No, c'era quel pezzo che spacca, quello che fa... Lui sceglie il film solo per la musica, lo sceglie con cura. Con chi? Con chi? Con cura, vabbè, lascia stare. Con chi? Ma su quel fuoco, il capodanno gliel'ha fatto. Adesso mi scuso. Forse ha ragione, mi scuso. Sono rimasto un po' così. No, scherzavo, però. No, figurati, anche io scherzavo. Anche allora a un certo punto vado dalla cassiera, sì. Sguardo sensuale. Tu? Sì. Che? E le faccio? Fratella! Mi dai un biglietto per vacanze di Natale. E lei? E lei, che spettacolo. Grazie, fratello, anche tu sei uno spettacolo, ti stimo. Presa! Ma che presa! Ma cosa ci faccio alle domande? Avrà detto che spettacolo, Johnny, era una domanda, che spettacolo? C'è quello delle 4, delle 6, delle 8? Beh, a un certo punto... Io sono andato, ma lui... A un certo punto, fratello, nel momento più triste del film... Ma che vacanze di Natale? Quando non avevano ancora scoperto l'assassino. Ma che cazzo di film hai visto? La tipa di fianco mi fa... Oh, proprio così mi fa... Oh, hai finito di mangiarti il mio popcorn? E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi! Anche Ruby popcorn amici! Johnny Groove! E siamo noi! E poi lo siamo! Oh, yeah.
Guarda, guarda quante fratelle ci sono, eh? Fai un giro delle fratelle, vai, vieni. Mamma mia. Presa, 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 presa. Quando sono fuori. Comunque, dove ci sono? Giovanni Veglia! Il lato di Fabio! Il primo fratello! Bene!